il mio primo lavoro, quello ufficiale, qui in Saponata. Un lavoro non retribuito, quello per il quale mi trovo impiegato 24 ore su 24 ogni giorno, senza soste, quello che svolgo da sempre, vale a dire dal momento in cui ho raggiunto la cosiddetta capacità naturale, più o meno dai 16 anni in avanti, è quello che mi vede pedissequamente impegnato nell'impedire alle salme mobili che occupano la mia vita biologica di annientarmi definitivamente con la loro biologica visione delle cose. Questa visione delle cose, ovviamente una visione biologicamente pragmatica e piatta, ovviamente una visione elementare e vuota, tipica delle persone premorte che occupano militarmente la mia vita attraverso corpi ricoperti da divise. Questa visione fonda e assicura la sua esistenza su due regole tanto rozze quanto incredibilmente efficaci. La regola che chiamerò per comodità, la regola A, statuisce: 1 più 1 fa sempre 2. Mentre la regola che chiamerò regola B recita: 1 più 1 fa 2 qui e ora. Diversamente da quanto accade a me, 1 più 1 non fa quasi mai 2. Potrebbe fare 1,5, forse 2 3/4. Ma soprattutto nell'ipotesi in cui 1 più 1 dovesse fare precisamente 2 qui e ora, ebbene tale accadimento sarebbe, per così dire, marchiato per sempre da un'invincibile incertezza, un evento premonitore in senso catastrofico. Forse Elisa non sa che è un binario morto, penso, mentre cammino lentamente lungo il binario morto, perché io lo so che è morto mentre cammino con la mia nuvola al guinzaglio, altrimenti non aspetterebbe la curva prima di sdraiarsi e aspettare il treno che le faccia cadere la testa giù dall'argine nel fiume. Si metterebbe lì vicino tanto per far scena, per dire delle colpe di tutti. Di tutte le colpe che abbiamo tutti. Tutte quelle colpe che bisogna morire come in un bagno di acido, diventare una piccola nuvola, una macchia di ruggine piuttosto, penso, mentre percorro il binario morto e sento il rumore dei pesci che nuotano nel fiume, i pesci che nuotano nella macchia di ruggine del fiume, fanno rumore di ruggine, di ossa e di ingranaggi, e furore, mentre nuotano con le squame arrugginite nel fiume, fanno rumore di ingranaggi arrugginiti. Forse Lisa non sa che è un binario morto, un binario morto. Se lo sapesse non aspetterebbe la curva, penso, ma anche se glielo chiedo non risponde. Elisa non risponde da quando ha smesso di parlare, da quando si è rinchiusa nella camicia da notte bianca, e non parla più perché non vuole più parlare, perché non è più capace di parlare, nemmeno di dire ma, dire quello che si dice quando si dice qualche cosa, quando si impara a dire paroline da bambini, muta, dicono che si diventi muti dopo un trauma, che non si sa, non si può comprendere, troppo forte l'invade l'io, il tu, l'eli, noi, voi, l'essi, e si diventa muti quando si arriva sul binario morto dell'argine e si aspetta che il treno faccia cadere la testa giù dall'argine nel fiume, penso, mentre cammino con la mia nuvola al guinzaglio, la mia nuvola troppo piccola, solo una manciata di metri cubi. È il punto più lontano della casa cantoniera, quel punto, il punto dove Elisa si sdraia con la camicia da notte bianca e aspetta che il treno passi, le faccia cadere la testa giù dall'argine. E nel fiume, la casa cantoniera dove abita il mio fratello gemello e dove adesso ci siamo stabiliti noi, da quando il mio fratello gemello non c'è più. Non c'è più, per modo di dire, ovviamente, non c'è più. Ed Elisa è partita una mattina, prima dell'alba, nella sua sottoveste bianca, è partita nella notte, è venuta a stabilirsi qui, nella casa cantoniera dove stava il mio fratello gemello, proprio lui, quello che lei non poteva sopportare, diceva, io non lo posso sopportare, diceva, penso, mentre percorro questi 12 chilometri o giù di lì, circa 2 ore di cammino a buon passo, non lo poteva sopportare, ma ha abbandonato la bella villetta
che mi ero costruito accanto alla mia piccola ed efficiente azienda che smaltiva pneumatici nella periferia erbosa del Florido Nord-Est. Non vedo Thomas da 6 anni. Potrebbero essere 16 o 600. Non farebbe differenza. Non so come stia Thomas. Nessuno lo sa. Ignoro dove dorma, con che macchina giri. Non so se abbia trovato una tosa, un appartamento, una città, un posto che possa dirsi casa. Cosa faccia per campare, pagare i contributi. In che sportello abbia il conto, ammesso che ci sia un conto cui appoggiare la vita. Io non l'ho chiamato. Lui da allora non mi ha chiamato e gli anni sono trascorsi, volati via. Alle volte Thomas l'ho sognato. Era a petto nudo al bar della stazione degli autobus di Insaponata in un mattino viola come il piombo del cielo che solo qui da noi in gennaio può incombere. L'unico avventore del bar, mio fratello, baruffante da bancone, che tutto tranne che un baruffante, in mezzo a molti perdigiorni, in inverno, con aria bulla, la panza molla, la birra in mano e un'insana voglia di ingaggio. Dico, perché vuoi darmele? Cosa ti ho fatto? Non mi riconosci? I suoi occhi, nel sogno, sono stati rimossi. Un livore sinistro monta dalle orbite, è ciò che resta degli occhi. Quando li ha alzati nel sogno, cioè alzato ciò che avanzava degli occhi, intersecando in un attimo la traiettoria dei miei, è questa la sensazione che ho provato. Come di occhi che vanno a sciogliersi, occhi reflui, di scarico. Per lungo tempo ho pensato all'umido di quelle orbite, sono quelle di chi ha un tumore al fegato che sopravanza. Si incocona di tutto senza incontrare ostacoli, si moltiplica come una colonia di topi nella carne, si sfama con tutto, di tutto, sale dalla panza come un contagio, punta alla aorta, al cerveo. Cos'è il cancro? È una cosa che cambia tutte le cellule, ho letto, che le fa crescere tutte in modo pazzesco, fuori da qualsiasi logica precedente. È un nostalgico, scrive il malato, che sogna la salute che aveva prima, anche se prima era uno stupido e un disgraziato. Lui il magro, il bellino, l'amato, lui il signore e signori, vestito da chicca e puttana, stronza, e il cielo è sempre più ludico, con la stessa voce di prima, mentre sto seduto sul binario morto della ferrovia a fumare la mia sigaretta accanto a Lisa sdraiata per terra a 20 centimetri più in su, che aspetta che il treno le faccia cadere la testa giù dall'argine nel fiume. Era la prima volta che vedevo il sangue, mia madre mi chiudeva gli occhi, voleva portarmi via, ma io il sangue lo vedevo scorrere ad ogni sudisciata con la cintura, le borchie, lo vedevo scorrere dal naso, dalla bocca. Mio fratello Miguelino avrà avuto la metà delle mie, ragazzino pestato a sangue, ragazzino umiliato, ragazzino che poi in fondo i ragazzini fanno ragazzate, penso, seduto sul binario morto della ferrovia, io, che parte per Beirut, ha in tasca 1 miliardo, che è stato multato, chi odia i terroni, chi canta Prevert, chi copia Baglioni, dico, e sorrido un po', soffiando il fumo dal naso. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Thank you.